pista Cigurin, repertorio per il nero, e siamo arrivati già al settimo video. Purtroppo mi sto espandendo, se voglio essere il più chiaro possibile, purtroppo sono in un certo senso obbligato. Eravamo rimasti, stiamo vedendo sempre la mainline cavallo F3 alla terza mossa. Prima abbiamo studiato la linea principale con C per D5. Abbiamo visto che il nero riusciva ad avere un buon controgioco al centro con la spinta E7 e C5. Allora siamo passati a visitare cavallo F3 alla terza mossa. Dopo alfile G4, che abbiamo detto essere la mossa più naturale, abbiamo visto alcune alternative secondarie del bianco, cavallo C3, la più popolare, donna A4, l'idea di Alechin, di sfuggita, alfile F4, E3, ma mi sono lasciato per ultimo C per D5. È la mossa più ovvia ed è anche la più frequente, perché è proprio quella per cui è nata cavallo F3. E cioè l'idea è quella sempre di cambiare quel pedone centrale e occupare il centro. Il nero è praticamente obbligato a giocare alfile per F3, perché qui c'è una piccola differenza rispetto a C per D5 di prima. Dopo donna per D5, il pedone D4 è difeso, quindi il bianco semplicemente gioca cavallo C3 e guadagna un tempo. Andare a infilarsi in situazioni tipo donna A5, come se fosse una scandina, va? È un'idea profondamente sbagliata. Il bianco gioca D5 immediatamente, il nero entra in crisi, anche se a rocco lungo, per esempio, non so, per inchiodare il pedone D5, alfile D2, schioda, sviluppa un pezzo e minaccia di muovere il cavallo, cioè non ci siamo proprio, assolutamente. Quindi donna per D5 non si può fare, alfile per F3 è forzata. Ed ora abbiamo un bivio: o il bianco gioca, cioè o attacca, guadagna il cavallo, recupera il pezzo catturando il cavallo, o recupera il pezzo catturando l'alfiere. Sono due grosse linee e quindi ho deciso di fare due video. Vediamo in questo video G per C6, l'altra grande alternativa che è G per F3 la vedremo nel prossimo. Allora, vediamo adesso G per C6. Con questa mossa il bianco non vuole raddoppiare i pedoni sulla colonna F, quindi una mossa, diciamo, naturale e ovvia. E dopo alfile per C6, forzata, gioca abitualmente cavallo C3. È la mossa più naturale, più ovvia. Il bianco vuole occupare il centro, o con E2 e 4, o con minaccia anche D4 D5. Ecco, ha due idee principali, quindi vuole occupare quelle due case centrali, cacciando via l'alfiere campo chiaro del nero. Insomma, è un'idea pericolosetta. Come reagire? Il nero ha due opzioni: o E6, cioè in parole povere permette al bianco di giocare E4, ripromettendosi di attaccare quel forte centro pedonale immediatamente dopo. Ma come? Ecco, qui è il punto. L'altra idea è cavallo F6, una mossa naturale di sviluppo con cui il nero controlla le case D5 ed E4 e quindi in pratica con una mossa sola previene entrambe le idee del bianco. Però, attenzione, non mi piace. Non mi piace perché il problema è che deve essere pronto anche a sacrificare un pedone. Per esempio, vediamo un pochettino se il bianco prosegue con la sua idea. F3, insiste, dice no, io voglio giocare a tutti i costi, E2, E4, va bene? Perché è chiaro che se si mette a sviluppare i pezzi, tipo non so, alfile G5, ecco, mosse del genere, il nero può proseguire banalmente con, non so, donna D6, con l'idea o di fare I5 oppure di fare il rocco lungo, non ha grandi problemi. Il piano del nero è sempre quello della rocco lungo, quindi no, F3 è più coerente. E ora il nero, se il nero permette al bianco di giocare E4 e di ottenere un forte centro pedonale, la posizione del nero è
è orribile, siamo onesti. Quindi deve immediatamente attaccare il centro. Come? È l'unico che sacrifica un pedone. E 5. Di per 5, cavallo di 7. Qui il bianco ha provato varie scelte, per esempio ha provato E4, ha provato anche l'aspetto di rottura E6, alfile F4, comunque diciamo abbastanza naturale, con cui difende il pedone E5 e sviluppa un pezzo. G5, questa consiglia la teoria, per liberare la casa G7 e sviluppare l'alfiere camposcuro con guadagno di tempo. È ovvio però che alfiere G3, alfiere G7, però questa è una situazione estremamente confusa, non so come valutarla. Ad esempio, è vero, adesso il pedone 5 cadrà, per esempio se spinge E6 fa questa spinta di rottura, cioè in parole povere il nero ha una situazione molto una struttura pedonale profondamente danneggiata sul lato di re. È una posizione un po' innaturale, non lo so, è molto rischiosa. Ecco perché preferiamo decisamente la idea alternativa, e cioè giocare E6. Quindi tranquillamente permettere al bianco di giocare E4. Vi dico subito che questa variante ha una buona statistica per il nero, più del 50% dei risultati positivi, quindi è abbastanza affidabile. Dico abbastanza perché vedrete che ci sono dei problemi. Allora, adesso E4 è la continuazione più naturale, più frequente. Tutte le altre alternative che ha provato il bianco, per esempio A3, donna F6, con l'idea di fare subito l'arrocco lungo, E3 arrocco lungo, ecco, questa per esempio porta chiaramente a una posizione pari per il nero, oppure alfiere F4, può anche semplicemente svilupparsi, ecco, naturalmente alfiere B4 e poi arrocca corto il nero. Sono tutte posizioni, insomma, in cui il nero non ha grandi difficoltà, oppure E3, qui è stata provata sia donna D7, sempre con l'idea dell'arrocco lungo, e questa è una simpatica idea. Si può provare anche cavallo H6 con l'idea di andare col cavallo in F5, insomma, ci sono varie idee, anzi cavallo H6 è veramente una novità teorica, ma comunque sono state provate varie idee. F3 per preparare E4, qui può fare anche direttamente alfile D6 con l'idea di donna H4 scacco, ad esempio. Insomma, in parole povere, E4 è la mossa più ovvia e più logica. Alfine B4 minaccia il pedone in E4 perché ha inchiodato il cavallo C3, quindi è una mossa ovvia. Il bianco la deve difendere, il pedone E4 con il pedone, non può difenderlo con la regina, ad esempio, perché segue scacco, segue donna H4, mi sono confuso, donna H4, qui attiva potentemente la donna, minaccia il pedone E4, e prepara immediatamente l'arrocco lungo, quindi no, non va bene, è chiaramente un errore, quindi F3. Questa è la posizione in cui, bene o male, il bianco voleva arrivare. Questo forte centro pedonale supportato. Ora, come dicevo, l'idea di E6 per il nero presuppone la possibilità di attaccare quel centro del bianco. Ma come, dicevo poc'anzi? Bene, l'unica maniera logica con cui può attaccarlo è F5. Ora, c'è un punto. F5. La teoria ne parla male, devo essere onesto. Perché è vero che attacca immediatamente il pedone E4, però è ovvio che indebolisce fortemente tutta la diagonale A2 G8, in particolare ovviamente il pedone E6, e quindi la teoria la sconsiglia. Ora dobbiamo cercare di confutare questa teoria. Ora il mio amico Alessandro Bettori assicura che ci è riuscito con varie analisi. Innanzitutto, quale alternativa allora consiglia la teoria? Ecco, la teoria consiglia
scacco, donna H4 scacco, sfruttando l'immediata conseguenza di F3, della spinta F3. Ha indebolito la diagonale H4 E1 e quindi lo scacco. L'idea del nero è molto semplice, dopo G3, donna F6, quindi mette sotto pressione il pedone F3, la successiva debolezza che si è creato il bianco spingendo G3. In pratica il nero cerca con i propri pezzi di attaccare i pedoni del bianco, di creare sempre più debolezze e quindi di avere compenso per il forte centro pedonale. È una variante interessante da studiare, da analizzare, ma io qui nel video non ne parlo. Io mi voglio interessare semplicemente di F5, di questa spinta, che noi consideriamo più un'idea, diciamo, in grado di cambiare la valutazione di questa linea teorica. Ora, qui il bianco ha provato varie mosse. Alfile C4 è sicuramente la continuazione più aggressiva considerata dalla teoria. E per F5, per F5, questa già offre, diciamo, quantomeno una parità, ecco, al nero, in quanto adesso il bianco è rimasto con un pedone di 4 isolato, quindi automaticamente una debolezza. Quindi la debolezza sulla grande diagonale, sulla diagonale chiara 2G8 è compensata da quella debolezza, non offre grandi problemi al nero. Una partita di Gurevich, che ha giocato col bianco, proseguita al file 2, scacco, G3, donna E7, e poi è andata a finire che ha vinto infatti il nero. Quindi invece donna E7 potrebbe pure giocare donna H3, insomma non è buona è per F5. E5, questa è chiaramente sbagliata perché lascia la casa di 5 al nero, quindi cavallo E7 come minimo la parità. Alfile 2, come sempre lì a scacco, G3, donna H3, e il bianco si è creato molte debolezze adesso su tutte le case chiare. Non dimentichiamoci che questo alfile C6 è veramente potente su questa diagonale C6 H1. Va bene, quindi insomma alfile C4 è sicuramente la migliore, e qui c'è il problema. Se andiamo a vedere il libro di Bronsnik, Bronsnik considera F per E4 la mossa giocata dal nero in questa partita. Sono due giocatori non molto conosciuti, ma la partita è divertente come finish, e allora l'ho voluta far vedere, ecco. E poi diciamo l'apertura, la teoria dell'apertura è interessante. Dicevo, F per E4, Bronsnik la considera rischiosa e assegna il segnale di mossa dubbia, cioè punto interrogativo, punto esclamativo, quindi la mette punto esclamativo, punto, diciamo, mossa dubbia. Viceversa, ecco il problema, il mio amico Alessandro Betoli dice no, è punto esclamativo. Perché? Vediamo un pochettino. Arrocco corto, ha giocato il bianco, e per F3, alfile per E6. Ok, è caduto il pedone debole in E6. Qui il problema è come continuare. Il bianco minaccia D4, D5. È ovvio che il nero non può catturare in G2 perché si apre la colonna F e gli effetti sono assolutamente disastrosi. Qui in partita il nero ha giocato donna H4, ma vedremo che è sbagliata. Anche donna F6 è sbagliata sempre per D5. Cavallo F6 è la novità teorica di Vettori che modifica radicalmente la valutazione di questa variante. Vediamo in partita però com'è andata. Donna H4. Questa è la continuazione che riporta anche Bronsnik per indicare appunto che questa variante è, quindi tutta l'idea del nero di F5 è sbagliata. Vediamo G3, donna H5, ha giocato il nero. Bronsnik riporta, anche se avesse fatto donna F6, D5 e il bianco sta meglio, e siamo tutti d'accordo, donna H5, quindi donna B3. E giustamente Bronsnik dice il bianco è in vantaggio, ed è vero.
Io aggiungerei il bianco in forte vantaggio. Adesso ha creato una batteria potentissima di donne alfiere, puntata sul cavallo G8. C'è solo un errore del bianco, lo può far perdere. Ecco, mettiamola così. Poteva anche giocare l'immediata D5, anche questa è pure buona, ma comunque, donna B3 è pure molto forte. Il nero ha cambiato alfiere per cavallo, B per C, cavallo F6, alfiere A3. Guardate, la situazione del nero è veramente catastrofica. Il re è rimasto al centro, non può arroccare né corto né lungo. Game over. Proprio la situazione è senza speranze. Quindi, questo che cosa significa? Significa che se uno gioca la difesa Cigorin basandosi solo su una conoscenza generale, delle idee generali, va a finire in situazioni perse. La Cigorin è un'apertura rischiosa, pericolosa per il nero, è molto aggressiva, però deve essere conosciuta bene, ma soprattutto analizzata bene, cioè uno deve conoscere e deve essere in grado anche di presentare delle novità teoriche, perché se no si finisce in questa situazione catastrofica. Partita al nero ha giocato re di 8, cioè immaginate, giusto per togliersi dalla colonna aperta è veramente... Qui stiamo parlando di il bianco è un maestro internazionale, il nero è un maestro. Quindi purtroppo il nero non sa più cosa fare. D5. Alfiere D7, ha cacciato con l'alfiere, cattura materiale. La situazione, cioè il nero dovrebbe solo abbandonare, non capisco perché non abbandoni. Sta lì pregando, ancora il bianco sbaglia, ma è impossibile. Adesso c'è la torre in presa, sposta la torre, torre a E1, anche l'altra torre sulla colonna aperta, non abbiamo storia, torre 8, che cos'è? Cioè oramai il bianco è dominatore della scacchiera su tutti i punti di vista. Donna per A7, questa è un piccolo... una piccola ingordigia. Adesso andare a catturare quel pedone in A7 doveva fare H3, forse rinforzare un pochettino le debolezze sulle case chiare della rocca. Voi direte, vabbè, ma perché? C'era qualche minaccia? Adesso vediamo un po', ricordatevi però di H3, donna A7, cavallo G4, ecco perché H3, per evitare cavallo G4. Vabbè, ma chi se ne frega, ha pensato il bianco, cioè figurati se mi scandalizzo, lo tolgo di mezzo quel cavallo. È già, giusto, è vero. Hai ragione, è vero. Certo, un po' di debolezze sulle case chiare il bianco ce l'ha, Bisogna dire, ma francamente, guardate la posizione del re nero, quindi il bianco si è disinteressato completamente al problema. Anzi, quasi quasi adesso lo metto sotto pressione quell'alfiere. Ma sì, dai, gioco donna A4, che poi... 21esima mossa, è proprio una miniatura del bianco, quando improvvisamente, cosa succede? Scacco! Ehi, che succede? Beh, succede che il bianco ha abbandonato. Veramente umiliante. Innanzitutto, diciamo una cosa. L'errore del bianco è stato non essersi reso conto che in una posizione tattica bisogna ragionare in termini di tecnica SCAP, cioè scacco, cattura, attacco. F2 scacco, questa mossa di pedone è una mossa forzante, perché è uno scacco al re. Quindi bisognava considerarla, doveva essere analizzata per prima. Perché ha abbandonato il bianco? Allora, può catturare per esempio di torre quel pedone, e no, cade l'altra torre. Allora può giocare re G2, provo a scappare, e no, perché segue scacco, re per F2, scacco matto, addirittura scacco matto, vi rendete conto? Cioè F2 scacco è una mossa forzante, assolutamente vincente. Quindi è ovvio che
sia ben chiaro, l'erroraccio è stato donna a 4. Quindi doveva semplicemente fare una mossa tipo, non so, di 6, aprire la posizione del re nero. Perché scacco è inutile, perché segue semplicemente donna per F2. La donna in A7 stava difendendo la casa F2, ma non lo sapeva. La donna bianca stava difendendo una casa che sembrava difesissima, non lo considerava proprio quel pedone. Il bianco era convinto, vabbè, il nero spera di darmi scacco matto con donna H3 e donna G2, ma io sto attento e non glielo faccio fare. Ecco, questa era l'idea. In realtà non ha valutato assolutamente la mossa forzante scacco al re. Bene, un finish, diciamo, drammatico e in un certo senso divertente. Spero che quindi abbiate capito però una cosa, che questa variante è una variante pericolosa, che la teoria, ecco, arrivata all'ottava mossa, si suddivide quindi in due idee principali. F5, che è la mossa da noi preferita, e donna H4 scacco, che è l'alternativa della teoria, ma che è giocabile, però secondo noi è inferiore a F5. Quindi l'invito è appunto quello che di considerare lo studio di prepararsi bene, ecco, se uno intende giocare la Chigorin. Non basta vedere i video, ecco, a volte io ho avuto veramente delle grandi, non lo so, delusioni di gente che ha scritto sul mio sito: ho visto i video, non so, sull'inglese e da allora in poi io gioco l'inglese. Sei un pazzo. Tutti questi video che faccio free sul sito sono puramente panoramici. Poi occorre uno studio individuale, occorre un libro sull'argomento. Cioè, non è che si può andare avanti a chiacchiere. Queste sono chiacchiere, sono panoramiche, è una chiacchierata al circolo su determinate idee. È uno scambio di opinioni in cui in realtà io cito opinioni di altri, ma non entro mai nella profondità delle singole varianti. Bene, ci vediamo nel prossimo video.